Quinta tappa del Tour de France 2020. In questo tour abbastanza atipico, causa virus, si va da Gap, città nella quale Basso nel 1972 vinse il titolo mondiale, strappandolo di fatto a Franco Bitossi in quella volata, la quale Vitossi aveva già vinto il titolo, ma si piantò a 50 metri dal traguardo. Comunque, lasciando stare il passato, domani si correrà la quinta frazione, appunto da Gap a Privas, totalmente pianeggiante, tranne gli ultimi chilometri. Gli ultimi chilometri sono in leggerissima salita. Molto probabilmente si arriverà in volata. Però, ad esempio, un finisher come Trentin, come Van Avermaet, come lo stesso Jasper Stuyven, o come o Tish Benoot o Wout van Aert, ma Van Aert se fa la volata perché avrà compiti di gregariato per i capitani. Gli ultimi chilometri, ripeto, sono in leggerissima salita. Terreno penso perfetto sia per Sagan, per Van Avermaet, per Nizzolo, che molto probabilmente sarà anche il favorito di giornata. Con Christoph ama i percorsi leggermente in salita, leggermente, non troppo. Era una tappa adatta a Michael Matthews. Lui sì, avrebbe potuto vincere questa quinta tappa del Tour de France. Non ci saranno distacchi abissali nel gruppo. Le classifiche dovrebbero rimanere invariate dopo questa quinta tappa del Tour de France 2020.